Ribenvenuti su FIFA 22, siamo alla terza stagione nella sfida col signor Bex, tutto simulato. Ho fatto qualche movimento di mercato, ma non tanta roba, perché io ho in mente di giocare sempre con sto 4-3-1-2. Devono mettersi in testa che io li voglio giocare a due punte i giocatori della squadra, quindi faremo sempre come al solito dei video di un quarto d'ora. Andiamo a simulare la prima partita di questa terza stagione contro il Portsmouth. Vediamo quello che succede. Andiamo a simulare. Perdiamo 2-1. Va bene, ha segnato Wolabi, mi era stato di palora, voleva giocare e quindi ragazzi, questo è. Quindi faremo 15 minuti ogni video, eh. Vabbè, quando fanno i messaggi me li vado poi a vedere io. Avanziamo, cominciamo proprio bene, mamma mia. Vediamo di arrivare velocemente al prossimo incontro. Abbiamo la coppa e andiamo chiaramente a fare sempre questo schema qui, perché io voglio che imparino a giocare anche insieme con due punte. Allora, togliamo gli Akibi, mettiamo quest'altro attaccante, diamo l'opportunità ancora a Ulabi visto che ha segnato. Qui ci mettiamo questo di punte, andiamo a mettere trequartista Kaja, questo lo portiamo un po' più avanti, gli facciamo fare un trequartista diciamo aggiunto. E andiamo a metterci qua dietro, ci mettiamo Sotirio, anche se non lo può fare, si adatta anche lui. Oggi lo togliamo, facciamo giocare un pochettino anche gli altri due centrali difensivi. James, stai calmo. E mettiamoci Abelakwi qua, Swarney via, mettiamo Wood e facciamo cambiare anche l'altro terzino, mettiamo Anderson. Ok? Andiamo a modificarci un attimino le tattiche, direi pressing, una volta persa palla, facciamo manovra veloce, inserimenti offensivi, giocatori in aria, io ne aggiungo qualcuno. Ok, perfetto, andiamo a simulare, poi avremo la coppa e simuliamo la seconda giornata. Vinciamo 2-1. Gli Akibi e Gonzales hanno segnato, si vede che li ha sostituiti nel secondo tempo e vinciamo 2-1 contro il Lincoln. Buono, va bene così. Sono già 5 minuti quasi di simulazione, poi come al solito lui sta una vita a caricare. Adesso avremo la coppa, quindi ci teniamo a fare bene anche in coppa. Vediamo, è un turno fondamentale. Io direi di partire con questo schema qua. Facciamo gestione squadra. Vediamo chi sta bene e chi non sta bene. Questo Barkeal non mi piace, metto Musaba. Questo perché ha segnato, lo facciamo giocare. Smith, io lo terrei a riposo e metterei l'altro, non Kaja. Qual è l'altro trequartista che avevamo preso? Ah, c'è solo lui? Ah, ne abbiamo solo due. Allora lasciamo Smith oppure lo teniamo per il campionato? Non lo so. Vabbè, Jakobsen uscirà fuori, quindi qui ci mettiamo Papadopoulos, sicuramente perderemo, ve lo dico già. Qui mettiamo Matthew, questo andiamo a sostituirlo, mettiamo i due Arroyo, ci mettiamo Abelà, qui niente. Wood lo teniamo per il campionato, facciamo giocare Soenei. James, mettiamo nuovamente Anderson. Perfetto, così davanti questo attaccante, proviamo a dargli fiducia, andiamo a vedere le tattiche. Equilibrato, pressing costante. Andiamo a fare pressing costante, manovra veloce e facciamo inserimenti offensivi. Lasciamo tutto così. Quindi almeno dovrebbe tenermelo, giusto? Perfetto. Ok, andiamo indietro.
E andiamo a giocarci questa simulazione contro l'Exeter City, la FA Cup. Quindi simulazione e speriamo in bene. Perdiamo 2-1, vabbè, non ha importanza, andiamo avanti, è un gioco, quindi questo è. Abbiamo alcuni giocatori, diciamo, sul mercato perché sono veramente, diciamo così, per come la vedo io, davvero un po' così. Campionato. Giochiamo contro il Burton, sarebbe buono vincere anche questa partita. Chiaramente di nuovo andiamo a fare il nostro gestione squadra. Davanti Ovulabi, vediamo chi ci dà da mettere in campo. Abbiamo Sotirio che può fare attaccante, Gonzales che vabbè però non mi piace un cazzo questo attaccante qui. Io ci metto lui. Poi andiamo a sostituire Smith che è un po' stanco, mettiamoci Kajà. Musaba è un CLC, però io vediamo se con questo schema me lo fa aggiungere, perfetto. Coleman andiamo a mettere un altro CC, vediamo se ce l'abbiamo. Ma questi sono i soliti. C'è Ponce, vabbè, abbiamo una squadra molto ridotta, ma non ho voglia di fare troppi acquisti perché poi non si capisce più niente. Mettiamo Matthew, Jakobsen qui, cambiamo Oji che è stanco e mettiamo Abelaqui. Cambiamo anche il portiere, proviamo a far giocare, vediamo un pochettino. Ce l'abbiamo un secondo portiere? Come mai non ce l'abbiamo più? Ah, l'abbiamo venduto. Aiaiai, allora bisognerà comprarne uno. Sweeney assolutamente gioca Wood, titolare di campionato, e James. Andiamo a vedere le tatti, presso manovra veloce, inserimenti offensivi, quindi giochiamo così. Andiamo a simulare quest'altra giornata di campionato, speriamo almeno di non perdere. E perdiamo 2-0, va benissimo così, andiamo avanti. Incredibile, io veramente non ci credo. Abbiamo ancora 5 minuti di registrazione, ragazzi, quindi giochiamo l'altra partita e però andiamo a cambiare lo schema. Facciamo questo qui, gestione squadra. Allora, togliamo questo attaccante, proviamo a metterci nuovamente questo, Smith, Jakobsen fuori, mettiamo Matthew, anzi facciamo chi ci possiamo mettere? Musaba. Io metterei Sotirio lì davanti, non so perché, ma mi dà fiducia. E Sotirio attaccante sinistro. Diakhibè, questo è veloce, quindi gioca. James Wood, questo è stanco, mettiamo Oji. Andiamo a lasciare la difesa così. Andiamo a fare le tattiche. Pressing sul primo conto. Pressing una volta perso palla. Andiamo a dare un po' più di profondità, manovra veloce, inserimenti offensivi. Andiamo in campo, simuliamo la partita contro l'Eglinton e facciamo 1-1, gol di Smith. Meno male che Smith comincia a segnare, questa è una buona cosa. Facciamo ancora una barra due partite, se si sbriga. Punteggio di fiducia intanto è salito a 91, questa è una buona cosa. Ok, attenzione, il prossimo incontro è fondamentale, però mi sento in gran forma, va bene, possiamo anche non rispondere e metterli direttamente in campo, quindi andiamo a rifare di nuovo questo schema. Green Dome vuole giocare, quindi andiamo a toglierlo al posto di Green Dome, dov'è?
Allora, chi è che mi chiedeva di giocare? Andiamo un attimo indietro, ragazzi, devo andare sulle notifiche, non mi ricordo più. Ho perso il filo. Ah, Krikliov, ok. Krikliov, è un difensore centrale questo. Andiamo su gestione squadra. Ah, Krikliov, gioca, ce l'hai il posto, giochi. Rimettiamo, magari lasciamo Aroyu. Quindi abbiamo da spostare in avanti COC, mettiamo chi ci possiamo mettere qui, ragazzi? Andiamo a metterci Kaja, punta centrale, andiamo a metterci Sotirio. E Barreal io lo toglierei, metterei un altro esterno sinistro, ma questo è stanco. Ok, potremmo giocare così, volendo. Diaby qui, Barreal, vabbè, niente. Lui è un attaccante centrale, quindi lo andiamo a spostare e gli diamo a S, lo facciamo giocare lì. Coleman però mi sembra un po' stanco, mettiamo anche James, vorrei farlo riposare, mettiamo Anderson, Arroyo, andiamo a metterci niente, giochiamo così, le tattiche, solita storia, equilibrato, manovra veloce, inserimenti offensivi. Giocatori in area io ne metto un casino, via, devo vincere questa partita. Andiamo a simulare e poi ci salutiamo. 1-1, ha segnato Ovolabi, mamma mia, sta segnando questo ragazzo, eh? Bene, bene, se sta bene gioca lui. Adesso andiamo, andiamo avanti così arriviamo. Ehi, mister, so che la gente... sì, stai giocando bene, verremo poi a risponderti, eh. Facciamone ancora una, dai, così andiamo un po' più avanti. Vedete come è lento, è molto lento a muoversi e... Non so perché fa così, è lentissimo, mamma mia, fa schifo come... Allora, con l'Oxford di Akibi non può giocare, quindi io vorrei lasciare questa formazione. Andiamo a toglierci, mettiamo Bareal. Sotirio. Sapete come gioco io? Voglio provare a giocarla così. AD. Può anche giocare AD, ma c'è Sotirio che forse è più forte, sì, perché ha 90 di velocità. Ah, non mi interessa, stai lì. E qui davanti mettiamo Ogulabi, Smith, Colemania, Arroyo. Direi che la squadra va bene così. Andiamo sempre a fare palla lunga e inserimenti offensivi, giocatori in area ne mettiamo così. Andiamo a simulare l'ultima partita di questo primo episodio della terza stagione, in simulazione della sfida con David. Simuliamo. Speriamo in Dio di tornare a vincerne una. E vinciamo! Grande Sotirio e Smith ancora. 2-1, molto molto bene. Come se bastasse e come se piovesse. Va bene, non stiamo andando così male, considerando che non ho fatto grandi acquisti e mi sa che la gente non fa altro, ok, noi avanziamo, il mercato non sta arrivando nessuna... Ah, ok, qua abbiamo tutta la sfilza del mercato, andiamo avanti, schiacciamo sempre, tanto ne... Non interessa. 7 minuti, ma facciamo in fretta, ragazzi. Sarà un video di 20 minuti, pazienza, dai. Un po' come PES.
2, 1. Attenzione, abbiamo una richiesta. È interessato acquistare Sotirio. Non lo so se darlo via, sono sincero, però volendo potremmo anche darlo via, anche perché c'ha 27 anni, potremmo andarne a comprare uno più forte di lui. Ci penserò, ragazzi, alla prossima, ciao ciao.